Sì, grande trava. Signore e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera e di Carlo Orsi. Buonasera alla Palasport di Verbania, la penultima giornata del campionato di Serie B, il derby tra la Mami Oleggio e la Paffoni Omegna, una partita che in termini assoluti di classifica non ha tantissimo da dire, anche se Omegna deve blindare il secondo posto e Oleggio cerca la miglior posizione possibile in vista dei play-out, che dopo il successo di settimana scorsa contro Empoli sono aritmetici. Intanto il taglio vincente con i primi due punti di Shaquille Hidalgo. Resca, Hidalgo, Testa, Spatti e Colombo per gli ospiti. Villa Gasparin, Gurini, Arrigoni e Corral per la Paffoni. Carlo, intanto Gurini si prende la tripla corta, l'imbalzo su cui va Arrigoni a trovare i primi punti della partita della Paffoni. Dicevo, Carlo, è una partita che forse in termini assoluti non conta tantissimo, però più si avvicina alla post season che conta, vale a dire playoff per la Paffoni, playout per Oleggio, e più non si può più scherzare. Assolutamente, perché vuol dire tanto l'atteggiamento mentale delle squadre in questa fase del campionato, dove, come hai detto giustamente tu, forse non conta tanto, ma conta sicuramente parecchio, perché comunque la Paffoni deve difendere quel secondo posto che ha comunque mantenuto faticosamente nonostante la girandola di infortuni che hanno caratterizzato il suo giorno di ritorno. Quindi adesso sciupare a due giornate dalla fine, diciamo, anche questo risultato che potrebbe raggiungere con una vittoria questa sera e comunque contenendo eventualmente una ultima partita a San Miniato, dove andrà a giocare un punteggio di scatto a San Miniato, dove andrà a giocare nel corso dell'ultima giornata, sicuramente sarebbe una buona notizia per la panchina di Ghizzinardi. Quindi la Paffoni è chiamata a tenere su i ritmi, a tenere su la testa, a tenere su la concentrazione proprio in vista del finale di campionato, ma in vista anche di quei playoff che ci auguriamo possano vedere la squadra di casa come protagonista. Difensivamente un paio di sbavature da una parte e dall'altra. Hidalgo già quota 4 in questo avvio di partita, può raggiungere quota 5, quota 6 con i primi personali del match. Buono il primo di Shaquille Hidalgo, assoluto protagonista nelle ultime due vittorie interne, dove ha viaggiato 17,5 punti di media. A 2 su 2 Shaquille Hidalgo, due penetrazioni abbastanza semplici con tagli backdoor e canestro di Resca. Sì, molto disattenta la difesa della Paffoni, già 8 punti subiti in 2 minuti e mezzo per quella che è la miglior difesa del campionato. Sicuramente non è un buon avvio di partita, quindi i ragazzi di Ghizzinardi sono assolutamente chiamati a prestare maggiore attenzione. Ora Corral si fa largo allargando un pochino il braccio, l'arbitro forse lo grazia un pochino per quel contatto su Colombo. Poi brava la difesa di Oleggio comunque a chiudere il tiro lungo della Paffoni. Paffoni è ancora un pochino imballata in queste prime fasi di gioco, sia in difesa che in attacco. Diciamo che poteva esserci un doppio fischio, il primo contatto irregolare di Corral per liberarsi dell'avversario e poi un contatto sul tiro invece, prima del tiro di Corral. Altro canestro facile con un taglio backdoor per Testa. Gurini nell'angolo per Villa dopo un attacco problematico. Altro rimbalzo offensivo di Arrigoni. Fuori ancora per Gurini, piedi per terra Gurini, sbaglia. Polveri bagnatissime in questo avvio di partita dall'arco per la Paffoni, 0 su 3, tutto del capitano. Resca, hesitation di Resca che porta al bar Gasparin. 4 di Resca, 6 di Hidalgo e 12-4 Mami. Che avvio per Oleggio, non ha sbagliato assolutamente nulla in attacco, tutte realizzate, forse le conclusioni della squadra ospite che ha avuto un percorso netto
assolutamente incredibile. Questo la dice lunga sull'atteggiamento mentale degli ospiti, che hanno vinto 4 delle ultime 6 partite, tirandosi fuori da una situazione di classifica complicatissima, raggiungendo con 2 giornate d'anticipo la salvezza diretta, che invece vedrà coinvolte le squadre della Pino Dragons Firenze, vincente oggi in casa contro Empoli, e la Vina Vildo Modossola impegnata questa sera a Siena. Dall'altra parte una Paffoni che non sta giocando a bassi ritmi, sta comunque cercando di tenerli su, però troppe disattenzioni in difesa, 2 tagli backdoor, canestro adesso anche di Resca, con una difesa un pochino leggera da parte dei ragazzi della squadra di casa, e soprattutto tanti errori di imprecisione in attacco, peraltro su tiri costruiti anche abbastanza bene. Ricordiamo anche i 2 arbitri, che sono i signori Corrado Zimbaldi di Monza Brianza e Stefano De Bernardi di Torino. Tutto sommato, per essere il sabato prepasquale, una più che discreta cornice di pubblico, Carlo. Sì, assolutamente, Palabattisti ben gremito, direi, folta anche la rappresentanza del pubblico della squadra ospite, quindi un derby molto, molto partecipato, diciamo. Ora il fallo di Colombo su Corral, che andrà in lunetta con i primi liberi della sua partita, primi in assoluto per la Paffoni, mentre Dagon 2 su 2 dalla linea della carità. Può sbloccarsi, buono primo di Corral. Possiamo anche dire che Gurini sta soffrendo tantissimo Hidalgo in questi primi 4 minuti. Assolutamente sì, Hidalgo, come hai detto giustamente tu in avvio di telecronache, un giocatore che sta facendo pentole e coperchi per l'oleggio in queste ultime partite, quindi veramente alla fine deve essere una difesa, diciamo, non di Gurini ma collettiva su di lui. Adesso comunque Villa bravo ad anticiparlo, Resca questa merda un pochino affrettato quel passaggio, poi in contropiede ci insegnano che il passaggio schiacciato non si fa mai. Purtroppo Villa bravo a recuperare il pallone, a lanciare su Arrigoni, però quel pallone troppo vicino ai piedi per un Arrigoni che arrivava in corsa, per difficile raccoglierlo da terra per poter poi andare a canestro. Paffoni che ancora priva di Simoncelli, Mami che invece ha fuori il lungo titolare Lorenzo Petrosino, peraltro sostituito egregiamente da Colombo nelle ultime uscite, nelle ultime 2 partite. Ora Corral si divora il canestro da sotto sul gioco a 2 con Arrigoni. Resca l'anticipo di Gasparini che può andare in contropiede con un gran canestro. Grande canestro qua di Gasparin, con straordinaria padronanza tecnica in penetrazione, ha cambiato mano, Carlo. Assolutamente, sembrava Gustav Tony dei tempi d'oro, uno slalom in mezzo alle maglie rosse, incredibile quello di Gasparin per l'8-12. Adesso si è un pochino registrata la difesa della Paffoni con un Arrigoni assolutamente super prima su Hidalgo, adesso super anche nello spezzare il gioco della squadra ospite, che non riesce a ribaltare il lato proprio grazie alla difesa di Arrigoni. Quindi sicuramente il minuto chiamato da Ghizzinardi sta pagando dividendi, con un 4-0 per la squadra di casa. Sicuramente si è alzata la pressione difensiva della Paffoni, che adesso sta concedendo ben poco alla squadra ospite. Testa, piedi per terra, sbaglia il rimbalzo lungo controllato da Gasparin, poi con qualche fortuna arriva il contropiede per Arrigoni, difesa allungatissima della Mami, 3 uomini sul pallone. Con un po' di difficoltà la Paffoni se n'è liberata e c'era un 2-0 sotto canestro. Ma guarda, la Paffoni sta giocando bene dal punto di vista di fluidità d'attacco, sta facendo girare bene la palla, sta trovando anche dei buoni tiri, e certo che sta sbagliando tanto. 2 tiri da 3 sbagliati facili di Gurini in via di partita, poi quel canestro anche da sotto sbagliato da Corral. Adesso è venuto questo bel assist di Villa, che ha superato la prima linea della difesa allungata di Oleggio, sicuramente forse un pochino troppo alta, però stava quasi recuperando palla, poi bravo Gurini a tenerla viva,
Quindi brava la Paffoni, più che io direi, voglio sottolineare i meriti della squadra di casa più che i demeriti della squadra avversaria, che comunque fino adesso aveva difeso bene e messo in difficoltà i ragazzi di Ghizzinardi. 4-28 da giocare, si è rifatta sotto la Paffoni dopo l'iniziale 12-4, 10-12, si riprende a giocare. Coinvolgiamo anche la nostra vicina di banco Elena Mittino, responsabile della comunicazione dell'ufficio stampa della Mami. Direi, Elena, la domanda che ti faccio è questa, no? Io ho visto la partita domenica scorsa, avevo seguito poi ovviamente il match contro Firenze. È una squadra che è in grande fiducia, la Mami. Sì, assolutamente, in grande fiducia, soprattutto perché ha fatto molto più squadra e grazie a questo ha migliorato molto l'atteggiamento e l'approccio all'inizio della partita, e sempre da questo è riuscito a costruire una buonissima difesa da cui poi riesce a fare un buonissimo gioco. Con giocatori che sono cresciuti in maniera esponenziale, no? Nel corso degli ultimi due mesi, l'ultimo mese e mezzo. Sì, nell'ultimo mese e mezzo soprattutto l'apporto dei giovani, che è l'aspetto che si vede molto di più, questo senza nulla da togliere ovviamente ai vari Gallazzi, Resca, Hidalgo che è leader da diverse giornate, ma sono proprio i giovani ad aver dato il loro apporto, e ribadisco sempre in difesa, perché è da qua che i giovani sono riusciti a costruire. Intanto arriva il recupero di testa con il quarto punto personale, che ridà fiato alla Mami sul più 4, 10-14. Burini si prende la tripla, sbaglia ancora. Un altro tiro ben costruito pure questo. Testa Spatti che fa saltare Arrigoni, poi rimane lì Burini. Un contatto Spatti-Corral. Lontano dalla palla, ma non vedo credine. Penetrazione decisamente complicata questa volta di Gasparin. Resca libero di colpire, sbaglia. Rimbalzo di Corral. Ancora Gasparin. Finta il tiro. Scarica per Arrigoni. Che giocata di Arrigoni. Ullala, ullala. In un momento di confusione arriva l'inchiodata canestro di Arrigoni in mezzo al traffico, incredibile, non so, l'ho visto alzarsi ma non pensavo ci potesse arrivare a schiacciare questa palla dentro il canestro di Olegio. Due incredibili di Arrigoni, ora Olegio che riprova ad attaccare, diciamo una partita un po' confusa in queste fasi, però devo dire anche molto veloce e molto piacevole. Decisamente, con diversi punti, 12-16, canestro di Spatti. Gasparin vuole isolamento, vuole giocarsi lui l'uno contro uno con testa. Sbaglia il rimbalzo di Corral. Palo in attacco. Palo in attacco mai nella vita, per motivi misteriori. Motivi misteriosi, chiedo scusa. Non un gran fischio questo di Zimbaldi, eh? No, sono d'accordo con te, perché comunque non mi sembrava ci fosse un contatto scorretto di Corrale. Lui è arrivato a prendere il pallone nel traffico, non mi sembrava che avesse il braccio largo, né che avesse urtato nessun avversario, si è solamente fatto largo e recuperato il pallone, per cui diciamo fischio ai danni della Paffoni piuttosto evidente. Ora Daniello un pochino in ritardo su questa chiusura su Hidalgo. Comunque c'è da dire che Hidalgo è stato molto ben marcato dopo il minuto chiamato da Ghizzinardi, buoni cambi su di lui che l'hanno comunque messo un pochino in difficoltà. Poi per motivi abbastanza misteriosi Hidalgo non va in lunetta, perché se fischi fallo quella è un'azione di tiro, quindi erano due tiri. Poi possiamo discutere se fosse fallo o meno, però se fischi fallo sono due liberi per Hidalgo. Spatti, ribaltamento per Calzavara, si prende la tripla Calzavara, entra e esce. Un'altra azione però ben costruita dalla squadra di Franco Passera. Daniello che ha preso il posto di Gurini.
non ha ancora costruito nulla la Paffoni, lo stavo giusto per dire. E adesso si è un po' fermata offensivamente la squadra di Ghizzinardi. Sì, tanto aveva costruito delle belle trame di gioco nella prima parte di questo primo quarto, tanto quanto sta pasticciando, altrettanto sta pasticciando in questa fase di partita in cui fa veramente fatica adesso a costruire dei tiri buoni. Solo 12 punti segnati dalla squadra di casa, quindi un po' pochini, però adesso vediamo. Ottimo recupero da parte di Gasparè che va quasi a inchiodare per il 14-16, partita apertissima. Paffone è stata essenzialmente Gasparina e Arrigoni, infrazione di 8 secondi sulla difesa di Daniel Perez che ha dato un po' di pressione, ha messo un po' di pressione al neoentrato Marotto. 14-16, 36 secondi da giocare in questo primo quarto, meno due palle in mano per Romegna. Ora Gasparin subisce il fallo di Marotto, ovviamente non c'è canestro valido, ben prima l'azione di tiro, secondo fallo di squadra per la Mami. 21 secondi al termine del primo quarto. Ancora Gasparin. 6 secondi per l'azione d'attacco, un po' molle D'Agnello. Gasparin deve tirare, lo fa ora con la tripla. La palla che non tocca il ferro. Vuole squadra allungata. Anche un fallo da spendere la Paffoni. Si chiude qua il primo quarto, 14-16. Si ricomincia sul più 2 per la Mami, 14 Paffoni, 12 Mami. Resca, Gallazzi, Colombo, Spatti e Marotto per Passera, anzi no, scusate, Calzavara per Passera. Piazzato corto di Spatti, poi però segue lui il tiro. Gasparin, Perez,
tiro lungo questo di Resca, ancora il rimbalzo di, di Spatti che è cortissimo dalla media distanza dopo aver conquistato in qualche modo due rimbalzi offensivi. Adesso guarda la scelta di Pasta di andare a pressare sempre i play, e che Gasparini è costretto a fare gli straordinari. Ma sì, perché comunque fuori Simoncelli l'unico play diciamo di ruolo è Villa, che comunque non ha secondo me in questo momento i 40 minuti nelle gambe, e quindi Gasparini è costretto a fare gli straordinari anche in quell'occasione. Adesso grande rissa lì sotto canestro, grande agonismo anche da parte della Paffoni, però quanti errori facili adesso anche questo canestro sbagliato da Perez, quindi sicuramente ritmi molto alti della partita, tanti errori da una parte e dall'altra, molto molto reattiva Oleggio, che comunque l'ha dimostrata anche poco fa sotto il canestro della Paffoni sporcando tre palloni consecutivi, quindi sicuramente la Paffoni chiamata a fare meglio taglia fuori per recuperare qualche pallone e partire in contropiede. 14-16, punteggio bloccato da almeno 3 minuti. Ora Fratto, Arrigoni, Gasparin, va con il consegnato per Daniello. Fratto con il gancio a segno, però posso dire una cosa, in quella situazione Daniello non può dare un pallone a lungo a 2 secondi dalla fine. Hai deciso di andare in palleggio, cioè devi andare fino in fondo, perché Fratto ha trovato un gran canestro anche così, frutto quasi del caso, ma tu Andrea devi andare fino in fondo lì, dato gran tapin quasi vincente di Colombo. Sì, su quale ragione tu, però volevo sottolineare anche questa ulteriore sbavatura sotto canestro da parte di Oleggio, che però non ne approfitta con quel tapin di Colombo. Bisogna assolutamente fare molto meglio il taglia fuori, perché la Paffoni sta soffrendo parecchio lì sotto la vitalità di Spotti e Colombo. Adesso arriva un pochino in ritardo Fratto, ricordiamoci che rientra oggi dopo 3 settimane dall'infortunio alla caviglia, quindi sicuramente non sarà al meglio, è arrivato un pochino in ritardo infatti su questo taglio di Colombo che l'ha anticipato e preso palla. Comunque buon fallo di Fratto, si riparte su 16 pari, quindi grande agonismo ma tanti errori banali da parte della Paffoni in fase d'attacco. Ora tabellata di Resca, può azionare il turbo Gasparin che torna sui suoi passi, va da Daniello, ancora Gasparin contro Calzavara, pallo su Giovanni Gasparin prima dell'azione di tiro, chiara la mimica di Zimbaldi. Sì, la Paffoni sta attaccando tantissimo uno contro uno con Gasparin e Daniello, quindi area libera con Fratto un pochino fuori, Arrigoni fuori, probabilmente Ghizzinadi vuole attaccare gli esterni nell'uno contro uno, appunto lasciando l'area libera e chiamando dei raddoppi. Ora Daniello innescato dall'assist di Arrigoni, ora parziale di 8-0, ma di 6-0, chiedo scusa, per la Paffoni, e mette il naso avanti per la prima volta della partita. Passera si gioca subito la carta Hidalgo, cortissimo il tiro. Altra squadra comunque come Borgossese, Oleggio che va tanto a rimbalzo d'attacco. Ma sì, abbiamo già visto molto vitale a rimbalzo d'attacco, anche in questo caso è stato catturato dalla Paffoni, però è stato sporcato dai giocatori della squadra ospite. Ora comunque col gioco guardia pivot avvengono 4 punti consecutivi per la Paffoni, che vuol dire 20-16, quindi sono alzati i ritmi fisici della partita e la Paffoni sta venendo lentamente fuori. Senza pensarci lo biondo, un Erboli il suo, Hidalgo subisce il fallo di Gasparin che andrà nuovamente in lunetta, il numero 6 della Mami. Ora
comunque mettere fine al digiuno offensivo della Mami che dura da quasi 6 minuti. Sbaglia il libero Hidalgo. Oleggio che non segna da 6 minuti, 4 di questo quarto e 2 del precedente. 0 su 1 Hidalgo ora, che fa 0 su 2. Balzo lungo controllato da Gasparin. Gran partita fino adesso di Giovanni Gasparin. Adesso il fallo di Hidalgo su Gasparin. Bello, bello il duello Gasparin-Hidalgo, eh? Bellissimo, guarda come si marcano veramente l'uno con l'altro. Grande, grande intensità. Ora fuori Gasparin ha tirato un pochino il fiato, veramente ha tirato la carretta insieme ad Arrigoni in questi primi 14 minuti, quindi qualche minuto di riposo meritato per lui sul 20-16 per la Paffoni. Adesso Ghizzinardi ha diciamo rimesso in piedi la partita dopo l'iniziale 12-4 che poteva essere già un inizio pesante. Ora bravo Daniello a giocarsi in uno contro uno contro Colombo. Sicuramente Ghizzinardi vuole questi uno contro uno, perché Daniello tutte le volte che trova palla trova anche l'aria libera, perché i suoi giocatori, i suoi compagni gli lasciano l'aria libera per questo uno contro uno. Quindi sicuramente Ghizzinardi crede in questa chiave per scardinare la difesa di Oleggio. Sbaglia il primo libero Daniello. Buono il secondo. 3 su 4 per la Paffoni dalla lunetta, 2 su 4 per la Mami. Adesso Perez a mettere pressione a Shaquille Hidalgo. Colombo testa su di lui Villa, va a mettersi in un vicolo cieco. Minuto immediato di Franco Passera. Sono adesso 7 i minuti senza segnare. Diventa difficile capire cosa si è inceppato, perché stava giocando bene Oleggio con anche una buona qualità dei tiri. Negli ultimi 7 minuti invece quella qualità dei tiri, che poi possono entrare o non entrare, si è completamente persa. Ma sai, è salita l'intensità agonistica difensiva della Paffoni, e la Paffoni sappiamo che quando difende forte mette in difficoltà i giocatori avversari. Basta una frazione di secondo per cui tu arrivi prima a contrastare un tiro, che questo tiro può arrivare corto, lungo. Io ho visto degli errori di imprecisione al tiro veramente notevoli da parte di Oleggio in quest'ultima frazione di gioco. Quindi sì, è vero, Oleggio sta giocando con grande intensità, ma il fatto che si siano alzati i ritmi sta dicendo che la Paffoni è più forte a gestire questi ritmi in questo momento, quindi, perché comunque è riuscita a imbastire dei tiri più facili rispetto alla squadra ospite, che ricordiamo tra l'altro orfana anche del pivot Petrosino, che si è fatto male alla caviglia. Non si sa se potrà rientrare nel corso di questo campionato, quindi sicuramente anche Oleggio non è stata una squadra fortunata quest'anno. Comunque ritmi alti che stanno dicendo bene all'attacco e alla difesa di Omegna. Ora Villa, esce Daniello ancora. Gran palla sotto. Adesso che non vale. Fallo precedente. Ma la tendenza a annullare sempre il canestro, i Simballi, no? Il gioco da tre punti non gli piace, si vede il 2-1. Sì, beh, in effetti qui il fallo era sul palleggio. Un'altra penetrazione di Daniello, ancora giocarsi in uno contro uno. Quindi veramente sta forzando tanto su questa cosa, però alla fine sta mettendo alla lunga un pochino in crisi la difesa di Oleggio. Ora finalmente un bel rimbalzo con un bel tagliafuori strappato da Arrigoni per la ripartenza da Paffoni. 5 alla fine di questo secondo quarto. Ora bravo Daniello a pescare Arrigoni, che però non si avvede del raddoppio di testa, e poi buon fallo da parte di Daniello. Vorrebbero l'antisportivo i tifosi di Oleggio, però c'erano parecchi giocatori tra lui e il canestro, quindi non mi sembra antisportivo. No, non è che erano tifosi di Omegna che volevano il fallo su Arrigoni.
Ah, scusa, ho capito, ho interpretato male io il, diciamo, il malumore del pubblico. Comunque si riparte con la palla nelle mani di Hidalgo, ottimamente strappata da Perez, e poi cerca un passaggio su Corral, un po' impreciso quel passaggio. Adesso due liberi per Colombo, cioè, non l'ha presa benissimo Ghizzinardi la palla recuperata, e poi il tentativo di alley-oop per Corral da parte di Perez, diciamo che non l'ha presa benissimo. Non l'ha presa benissimo, ma ci stava, perché secondo me ci stava, perché c'erano gli spazi per poterlo fare, ma secondo me è stato un passaggio troppo teso. Se vuoi l'alley-oop deve farlo partire un pochino prima e farlo arrivare un pochino più morbido, perché prendere un passaggio così teso e poi schiacciarlo dentro poteva essere difficile. Infatti è arrivato col tempo sbagliato. Comunque Ghizzinardi ovviamente si è infuriato, perché quando la tua squadra non esce con due tiri liberi, con due punti da quell'azione, ti puoi solamente arrabbiare. Ora bel rimbalzo d'attacco di Hidalgo, e lì però la squadra che difende sul tiro libero non deve prendere questo rimbalzo d'attacco. Altro giro in lunetta per Hidalgo, che questa volta non sbaglia, sale a quota 7. Due su due per Shaquille, fa meno due per Oleggio, 21 Paffoni, 19 Mami. Adesso Villa prova la penetrazione senza ottenere nulla, a testa in contropiede, partenza più che sospetta. Poi si arrabbia Isimbaldi, scusate, si arrabbia il pubblico del Pallabattisti che voleva un fallo su Corral. Non è la prima volta che Isimbaldi arbitra Corral, e ti posso dire, volevo già dirlo all'inizio, poi sono stato zitto, non corre buon sangue tra i due, cioè non gli fischia mai a favore, anche in questa situazione è fallo tutta la vita. Sì, un po' troppo energico il raddoppio da parte dei giocatori della squadra ospite, sicuramente un contatto poco convenzionale c'è stato. Ora testa ancora su Gasparin, sicuramente sta cercando di difendere alla morte Oleggio per stare attaccato al match. Ora ci sarebbe un mismatch sotto canestro, Corral testa, questa volta brava la rotazione offensiva della Paffoni a trovare Corral marcato la testa sotto canestro, quindi buona lettura da parte dei ragazzi di Ghizzinardi in questa circostanza. Ora due liberi per Corral, che sbaglia il primo. Tre su cinque per Omegna dalla lunetta, diventa 4 su 6 con 3 su 4 di Corrale e 1 su 2 di Daniello. 22-19, di nuovo sul parquet Andrea Resca. Hidalgo va a avventurarsi dove ci sono tante maglie bianche, e Gasparin qui con gli occhi ha dato una palla prima a Gurini e poi a Corral, con gli occhi, poi ha fatto canestro. E l'ha fatto tutto in volo, l'ha fatto tutto in volo, grande padronanza del corpo da parte di Gasparin. Ora continua veramente a litigare col canestro Oleggio, Gurini sotto canestro, non va, comunque Oleggio ha segnato solamente su tiro libero nel corso di questo secondo quarto, tre punti solo segnati. Ora ancora confusione lì sotto canestro, Oleggio che cerca in tutti i modi di attaccare il ferro di Omegna, però molte difficoltà. Ora Gasparin, fair play di Gasparin e applausi di Gasparin, che avrebbe potuto concludere con la tripla completamente libero, però con testa a terra e rientrante in difesa ha preferito fermare il gioco. Applausi per il fair play di Giovanni Gasparin. Sì,
gran numero dal punto di vista della sportività da parte di Gasparini in questa circostanza. C'era un enorme vantaggio dal punto di vista del 3 contro 1 di fatto. Tiro corto di Corral un po' fuori dai giochi e fallo Ligurini sull'ennesimo taglio backdoor di Gallazzi. Due liberi per il capitano della Mami. Secondo fallo Ligurini. Buono il libero di Gallazzi. 24-20. 2-2. Adesso il fallo di Calzavara su Gasparini. In lunetta Gasparini con due tiri liberi. Può andare in doppia cifra, essere il primo giocatore a raggiungere appunto la doppia cifra. Buono il primo di Gasparini. Una gran partita di Giovanni questa sera. Assolutamente, sia in difesa che in attacco, ottime le sue letture, praticamente nessuna sbavatura. Percorso netto per lui, 26-21, sicuramente costruito sulle sue spalle. Dall'altra parte è una Mami Oleggio che ha segnato solo su tiro libero in questo secondo quarto, quindi vuol dire che la Paffoni ha difeso veramente veramente bene. E taglio di Gasparin innescato nuovamente da Corral. Sono 12 per la guardia vicentina. Nel massimo vantaggio sul 28-21. Calzavara fa saltare proprio Gasparin. Colombo con un terzo tempo un po' macchinoso. Adesso zona per Oleggio, non l'ha capito. Corral con un colpo di biliardo ha trovato, senza sapere dove fosse lui, il tabellone. Sapeva invece dove era il tabellone. Questa qui è veramente, l'hai definito giustamente tu, un colpo da biliardo, colpo da manuale per il 30-21. È bastato un amen per Oleggio per ritrovarsi ampiamente sotto nel punteggio. Ripeto che Oleggio, che ha segnato solamente su tiro libero nel corso di questo secondo quarto di gioco, 30 Paffoni, 21 Oleggio. La Paffoni che sta monetizzando al massimo l'ottimo momento difensivo. E ora Villa a scavare un solco nel mezzo dell'area, uno contro uno, troppo facile per il play della Paffoni, che va a segnare 32-21. Ora Resca, fallo subito, il canestro segnato, primo canestro su azione della squadra ospite nel secondo quarto, e ci sarà anche il libero aggiuntivo. Fallo di Villa, credo, su Resca, che ha cercato di rispondere con la stessa moneta. Arresto e tiro vincente. Come era stato dall'altra parte per Villa. 32-23. Sono 3 di D'Agnello, 4 di Fratto, 2 di Villa, 3 di Corral, 12 di Gasparin, 6 di Arrigoni per la Paffoni, 6 di Resca, 8 di Dago, 4 di Testa, 2 di Spatti, 1 di Colombo e 2 di Gallazzi per la Mami. Come giustamente evidenziava Carlo, ha trovato il primo canestro dal campo poco fa. Ora il tiro libero aggiuntivo per Andrea Resca.
raggiungere quota 7. Resca, così è. 32-24. 8 di margine per la Paffoni. Villa hesitation un po' complicato, sfortunato. Ci sono 4 secondi, non può spendere il fallo la Paffoni. Resca, si alza, Resca, sbaglia. Si chiude sul 32-24 il primo tempo a favore della Paffoni. Si ricomincia sul più 8 Paffoni, 32-24 al termine dei primi 20 minuti. Testa, piedi a posto, testa a segno, ragazzo che a me piace tantissimo. Settimo punto per lui. Gasparini il migliore in assoluto sul parquet. Corral si gioca l'uno contro uno. Ancora a commettere infrazione di passi. Questa volta sono abbastanza d'accordo con l'arbitro. Sì, un pochino forzato questa conclusione di Corral, anche se comunque anche il contatto, diciamo, della difesa di Oleggio non era propriamente pulito. Comunque, vabbè, ci poteva stare un passi fischiato Corral. Allora, tutta da rivedere questa difesa su questa penetrazione di Colombo, che va indisturbato a chiudere per il 32-29. Assolutamente Corral un pochino troppo disattento su questo uno contro uno del lungo della squadra ospite. Squadra ospite che ha iniziato con 5-0, tutti i tiri ben trovati e ben costruiti. Ora Spatti, via tutti, nuovo da Gallazzi, Dago accetta cambio. Gurini, fallo di Gurini su Idago. Enormi problemi difensivamente per il capitano della Paffoni. Sì, anche qui c'è stato un cambio tra Gasparini e Gurini. Gurini ha perso un pochino, non sul primo passo ma sul secondo passo, Hidalgo, che comunque è una fisicità veramente esplosiva per questa categoria. E Oleggio che può riavvicinarsi ulteriormente nel punteggio, però Hidalgo va a sbagliare questo primo tiro libero. Oleggio è rientrata molto bene dalla pausa lunga con un iniziale 5-0. Prima il tiro da tre di testa molto ben costruito da Gallazzi, e poi la penetrazione di Colombo da questo tiro libero di Hidalgo per un 6-0 che riporta la squadra ospite sotto di due lunghezze. Sparina, Arrigoni, ancora la palla recuperata con la mega schiacciata di Spatti. Che inizio di Oleggio, 8-0 in 1 minuto e 50. Che inchiodata Spatti, spettacolarissima, bravo Hidalgo ad imbeccarlo per questa schiacciata. Però mi sento di dire che forse su Daniello c'era un contatto, diciamo, non troppo convenzionale quando su quel recupero di palla, però Daniello lì lo stesso, anche col contatto,
non devi comunque perdere facilmente quel pallone lì, quindi diciamo che ha pagato la maggiore fisicità di Oleggio in questo avvio di ripresa. 8-0 Oleggio, che ricordiamo aveva segnato un solo canestro da sua azione nel corso del secondo quarto, dove a sua volta aveva subito la fisicità della difesa della Paffoni. Paffoni che è entrata molto disattenta in questo inizio di ripresa, un po' troppo molle l'atteggiamento dei ragazzi di Ghizzinardi, che chiama subito un minuto di sospensione dopo meno di due minuti per dare una svegliatina ai suoi non rientrati dalla pausa lunga con una migliore delle mentalità. Cambiato il linguaggio del corpo della Mami, un po' timida nel secondo quarto. Altro impatto nel terzo quarto, guarda anche l'anticipo quasi tentato e trovato da testa Gasparin. La palla ancora recuperata, Hidalgo può attaccare, sbaglia il rimbalzo di Arrigoni. Io ti dico che secondo me questa squadra non può prescindere da Francesco Fratto, che è l'unico leader emotivo, carismatico, insieme a Simoncelli. Cioè, non so se sei d'accordo. Sicuramente Francesco Fratto è un giocatore di grande esperienza ed è un giocatore che riesce a trovare le giocate giuste nei momenti giusti, la difesa giusta nel momento giusto. È una squadra che fa fatica ad avere continuità, l'abbiamo visto in tutta la seconda fase del campionato, un po' complici le ripetute assenze, però delle volte ci sono dei cali mentali che una squadra che vuole arrivare in alto non dovrebbe concedersi. Un 8-0 così facile contro Oleggio in queste prime fasi sicuramente non è una... Non è una buona cosa, un 8-0 che, ripeto, poi Hidalgo si è sciupato poi un canestro per ruotare in vantaggio i suoi, che poteva essere un 10-0, e ora comunque Oleggio sta giocando in attacco, va a Gallazzi con questo step back su Arrigoni, 32, Paffoni 34, Oleggio. Sicuramente la Paffoni deve fare molto 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 di più per riprendere in mano questa partita. Gasparin sta cantando portando la croce, quota 14 per lui, quota 34 per la Paffoni, come i punti della Mami, 34 pari. Gallazzi ritorna da Hidalgo, Spatti sbaglia e poi il tapin vincente di testa, dorme a ribalzo Arrigoni. Eh sì, lei deve riuscire ad arrivare a fare taglia fuori. È stata buona la difesa di Gasparin su Spatti, che l'ha costretto ad allungare un pochino la parabola, però lì poi bisogna assolutamente riuscire a catturare il rimbalzo. Ora bravo Hidalgo a sporcare questo pallone senza commettere fallo ad Arrigoni. Molto veloce rimane Hidalgo in questa circostanza, si riparte in fase d'attacco sotto di due per la Paffoni, una Paffoni che sembrava aver trovato il bandolo del match nel corso del secondo quarto, invece adesso è tutto da rifare per i ragazzi di Ghizzinardi, che vanno a perdere questo pallone sulla difesa molto molto aggressiva di Oleggio. Io dico che Oleggio ha costruito questo suo vantaggio, questo suo parziale di 12-2 in questo secondo tempo, soprattutto su una difesa veramente asfissiante su tutti i giocatori della squadra di casa. Più due e palle in mano per gli Sharks con Hidalgo che attacca ancora per Colombo, piazzato cortissimo, rimbalzo, l'ultimo tocco è di Spatti e Gasparin un'altra volta dimostra grande sportività dicendo l'ho toccata io, placando sul nascere le polemiche. Secondo gesto di sportività di Gasparin. Gallazzi di tabella, la tripla del più 5, 34-39. Tripla di Gallazzi, Daniello prova a replicare e trova il fondo della retina. 5 in fila di Gallazzi. Abbiamo dato il più 5 a Oleggio, 34-39.
vedi che non gli fischiano mai nulla, però ha fatto un buon uso del corpo Colombo, a tagliarlo fuori sulla linea della lunetta e poi a prendere questo backdoor. Quindi Corral, sì, vero che comunque Colombo ha usato forse in maniera un pochino sporca il corpo, però è stato bravo a portarlo in quella situazione, mentre Corral era in anticipo, e poi a prendere questo, questo passaggio backdoor, che è arrivato questo passaggio lob, che è arrivato puntuale come un orologio svizzero per quello che è un attacco che sta facendo veramente male alla difesa della Paffoni. Ora Gasparin, arresto, tiro al fondo della retina. Partita sontuosa di Giovanni Gasparin. Nuovo meno 2, 39 a 41. Hidalgo va da Resca. Ribaltamento per Hidalgo, che si era aperto. Qui a memoria è andato Resca. Quattro e 32 a giocare nel terzo quarto. Arrigoni nuovamente da Gasparin, che è caldo. Va in lunetta, sta prendendo la squadra sulle spalle Giovanni Gasparin, lo ha fatto dal primo minuto di fatto, Carlo. Ma anche in questa occasione, che bravo a battere l'uno, l'uomo in uno contro uno, un gioco di gambe velocissimo che la difesa di Oleggio cerca di chiudere triplicandolo e commettendo poi un fallo. L'unico modo per fermarlo è il terzo fallo di squadra per quanto riguarda la squadra ospite. Uno ne ha commesso la Paffoni. Va Gasparin per il 40-41, veramente un giocatore che anche questa sera sta facendo pentole e coperchie per la sua squadra. Poi Arrigoni non riesce a catturare questo rimbalzo sul libero sbagliato di Gasparin. Resca. Ancora persa. Sarà un caso. È entrato Fratto, due palle perse. Sul lungo che aiuta, sul lungo che va a pressare sul piccolo. Sarà un caso. Sì, comunque anche Daniello non ha lasciato in due circostanze ricevere a Hidalgo, che viene ripetutamente cercato dai suoi compagni. E sai, quando togli un giocatore dal campo difendendo bene, non lasciandolo ricevere, soprattutto un giocatore che vuole ricevere, poi per la squadra avversaria diventa tutto difficile. Infatti chiama subito minuto di sospensione coach Passera, che si sarà accorto di questa, diciamo, cambio di intensità difensiva proprio per l'ingresso di Daniello a Franco Bollare Hidalgo e di Fratto sotto canestro, che sicuramente riesce forse a leggere qualche situazione un po' meglio di Corral. Un po' nervoso Corral questa sera, un po' nervoso, sicuramente non tutelato da un arbitro col quale hai sottolineato già tu, Daniele, in avvio di telecronache, un arbitro con la quale ha avuto delle storie tese già in passato. Quindi Corral che si è un pochino innervosito, e comunque lui deve stare tranquillo perché è un giocatore importante per questa squadra, un giocatore che ha sempre dato continuità alle sue prestazioni. Quindi Corral deve stare tranquillo, perché al di là del fatto che comunque stasera forse non ha fischiato qualche fallo, ma lui deve e può dare tantissimo a questa squadra. Fratto, piedi per terra, sbaglia la tripla su una buona lettura da parte di Arrigoni, che era stato raddoppiato. Spatti sbaglia il piazzato. Questa volta l'ultimo a toccare è Shaquille Hidalgo. E bravo Leggio a limitare offensivamente Arrigoni, che era partito con 6 punti, con una grande schiacciata, ma anche un contropiede e un appoggio al vetro su un taglio backdoor. Poi si è eclissato, ma non per demeriti suoi, perché la difesa di Oleggio su di lui spesso raddoppia. Sì, si fa anche fatica a far arrivare dei palloni facili sotto, perché comunque Oleggio raddoppia bene. Ora Villa, Gallazzi sta a guardare in questa circostanza, bravo ad approfittare del primo momento in cui Oleggio ha abbassato la guardia in difesa, è arrivata la tripla di Villa. Quindi bravissimo il play della squadra di casa ad approfittare di questa
di questo poco spazio concesso. Ora va Hidalgo, fallo di Fratto sul suo palleggio, comunque il secondo fallo di squadra della Paffoni, quindi non ci saranno tiri liberi per il giocatore della squadra ospite. Ora Testa in qualche modo mantiene un possesso abbastanza miracoloso. Arresca, serve D'Agnello. Fuori D'Agnello da 7 metri con la tripla lunga, rimbalzo controllato da Spatti che si riaffida a Shaquille Hidalgo. Zona ora la palla recuperata, la stoppata di Fratto, c'era solo Cuoio, era proprio davanti alla nostra postazione, corretto il fischio in questa circostanza. Ultimi due minuti del terzo quarto. D'Agnello schiaccia per Fratto, Arrigoni contro Colombo, fuori per Gasparin, aspetta un blocco che arriva un po' tardi e Arrigoni fa saltare Ghizzinardi divorandosi un canestro da sotto. Testa i due di Arrigoni con un fallo clamoroso non fischiato, poi la Paffoni non c'è il regola del vantaggio nel basket. Adesso ancora fallo alla difesa, fallo di Francesco Villa, fuori Testa dentro Cazzavara per Passera. Quattro cinque, quattro uno. Ora Hidalgo, a ribaltamento per Cazzavara appena entrato, però Hidalgo ne ha saltati due, lì appoggi al vetro. Strano, si è già messo in testa di aprire per il tiro da tre, però lui in effetti aveva seminato già il panico nella difesa da Paffoni, secondo me poteva arrivare al ferro e poi Gasparin prova a far scappare la sua squadra con questo tentativo da tre, ma si rimane sul 45-41, 35 secondi da giocare, resca in percussione, non va, palla nelle mani da Paffoni, Gasparin chiama tutti all'ordine. 4-5-4-1. Fratto è entrato su 41-36, parziale 9-0, passi da parte del numero 4 della Paffoni. Adesso non è molto convinto del fischio di Simbaldi dall'altra parte del campo, noi non possiamo assolutamente esprimere un giudizio. Ora Hidalgo, fallo lì, Fratto speso bene perché ci sono 3 secondi per l'ultima azione di oleggio. Punteggio dice 40, tabellone dice 45-41. Hidalgo prova la tripla, non prende nulla e si chiude qua, 4-5-41 al trentesimo. È sanguinato e scappato. 36-48.
Si ricomincia, ultimi 10 minuti con Daniello, Perez, Gasparin, Fratto e Arrigoni per la Paffoni. Errore di Fratto con il gancio mancino, testa Calzavara, Hidalgo, Spatti e Colombo per la Mami, che era stata anche a più 5 dopo aver sfruttato un grande avvio di terzo quarto. E numero di Colombo che elude il raddoppio e trova il canestro che vale il meno 2, 45-43. Sanguinosa persa di Perez. Calzavara fuori per testa, Hidalgo ha una mezza idea. Fuori per Calzavara che è un tiratore, sbaglia, rimbalzo con il fallo di Arrigoni. Infatti stavo dicendo, mi sembrava un po' strano, fallo in attacco di Colombo. Quarto fallo di Colombo, pronto Spatti sul cubo del cambio, dentro Gallazzi, pugnolato per Gasparin. Arrigoni non tira, alla fine tira Gasparin, sbaglia il rimbalzo di Francesco Fratto con il tapin vincente, punto numero 6 alla pivot di Cecina. Testa di Tabella, un pizzico di buona sorte Testa, che è il primo giocatore della Mami ad andare in doppia cifra, 11 per lui. Passaggio un po' pigro, Carlo. Sì, lì bisogna stare attenti. Hidalgo molto veloce con le braccia, prende palla lì, sono due facili. O Arrigoni va a cercare di forzare il centro dell'area. Gasparini per Fratto, 4 consecutivi per lui, puntualissimo Fratto all'appuntamento dell'assist di Gasparini. 49-45, partita adesso che ha rallentato tantissimo i propri ritmi. Fallo di Testa in attacco, molto molto netto qui sotto i nostri occhi, spinto con due mani Perez, molto molto netta, molto molto netta. Si lamenta coach Passera, però obiettivamente dalla nostra postazione qui sotto abbiamo visto netta la spinta di Testa con le mani proprio su Perez. Ora Arrigoni, classico fischio da una parte e dall'altra. Questa denota poca personalità. Io non so se ci fosse, perché adesso stavo scrivendo quello di prima di Testa, non l'ho visto. Secondo me c'era anche questo, comunque è stato bravo Gallazzi a mettersi sulla traiettoria di Arrigoni. Quindi ci stava anche questo fallo in attacco della Paffoni, che è ancora lì a più 4, però punteggio molto basso. Quindi una partita che può ancora dire tutto sia per una squadra che per l'altra. Tra l'altro dobbiamo guardare un pochino anche le altre partite, perché comunque San Miniato, che è la squadra che è terza in classifica in questo momento, sta vincendo a San Giorgio Alegnano. Quindi in ogni caso, se la Paffoni dovesse vincere questa sera, ora bravo Hidalgo comunque ad andare a segnare questo tiro libero guadagnandosi anche il libero aggiuntivo. Dicevo che San Miniato sta vincendo a San Giorgio Alegnano, per cui nel caso in cui anche la Paffoni dovesse vincere questa sera, dovrebbe poi difendere il secondo posto proprio a San Miniato tra 7 giorni. Aggiuntivo per Hidalgo. Lunghissimo il tiro libero di Hidalgo,
ancora Frato a segno. Anche questo era tutta la vita fallo, Isinballi era mezzo metro. Gallazzi intanto nuovamente sul parquet Gurini. E ancora gran difesa di Fratto. Sbaglia Gurini. Altro errore abbastanza clamoroso, Gallazzi con il piazzato a segno del meno 3. Non ho visto se ha sbagliato Arrigoni o Gurini prima, Carlo. Mi sembra Gurini. Adesso mi fai venire il dubbio, però mi sembra che fosse Gurini. Canestro facile sbagliato per il più 6. Dall'altra parte Gallazzi completamente... Arrigoni, sbagliato Arrigoni. Comunque, come vedi, sbaglia un canestro facile. Dall'altra parte arriva il tiro da 3. Da un più 6 arrivi a un più 3. Dall'altra parte Gasparin cerca di farsi largo. Non so se ci fosse un contatto sporco lì sotto o meno, però... Fatto sta che Oleggio adesso ha la palla per passare in vantaggio, Spatti si fa largo sotto canestro, un pochino corto il suo tiro, va a scheggiare il ferro, si può ripartire con la palla nelle mani di Paffoni, però è un derby che si chiuderà al rush finale. ...5-1, 5-0... fallo lì, Calzavara su Gasparin. Adesso abbassa il quintetto, credo. No, entra Villa per Perez, per Ghizzinardi. Villa, Arrigoni decide di sparare un airball. Cambio adesso, fuori Arrigoni e dentro Corral. Follia di Arrigoni che si è preso un tiro francamente fuori dai giochi a dir poco. Tanto Resca a segno, Andrea Resca per il sorpasso della Mami. Da 2 il canestro di Resca per il 51-52. Gasparin fallo di Spatti su Corral. Da 3 o da 2 il canestro di Resca? Adesso da 3 di Andrea Resca. Corral vuole giocarsela lui e ha ragione. Ultimi 4 minuti e 30 secondi. Gallazzi fallo di Isinballi, fallo fischiato da Isinballi a Francesco Villa. Hidalgo, passi di Gallazzi che non ha tirato, ha messo giù il pallone partendo con l'altro piede, è evidente in questa circostanza la sua infrazione. Villa sotto per Corral, ancora uno contro uno con Spatti. Tiro cortissimo, flipper, l'ultimo tocco è di un giocatore della Mami, quindi nuovo possesso offensivo per la Paffoni.
Gasparin che non segna da tanti minuti. Gurini fuori per Villa, deve forzare un airball anche di Villa. Il problema è che quella palla schiacciata per Corral non ha il minimo senso, Carlo. Sì, ma anche questo uno contro uno di Gurini lì, cioè, aveva poco senso, perché se è andato dalla parte dove era Corral sotto e aspettava una triangolazione, quindi l'uomo di Corral può aiutare e poi ne viene fuori un passaggio sempre complicato. Sicuramente non una buona scelta del capitano. Ora testa con la tripla, buon per la Paffoni che non va, Villa può innescare il contropiede, si ferma palla Gasparin, 3:20 da giocare, squadre veramente stanche per questo finale del partito, Barrigoni sul cubo del cambio. Ora Gasparin si mette in proprio, alza la parabola e trova un canestro di assoluta bellezza, 5-5-5-3. Il canestro di Gasparin. Vado sugli altri campi, quasi definita, diciamo, la vittoria di San Miniato a San Giorgio, la vittoria di Cecina a Varese che avvicina la squadra livornese alla salvezza. San Giorgio che poi andrà a giocare a Bottegone all'ultimo, ultima giornata, credo che con il KO interno saranno playout praticamente certi per Benzoni e compagni. Finale in volata anche a Moncaglieri, più uno per la squadra di casa contro Piombino. 5-9, 5-8, mancano 2 minuti e mezzo qui al Pala Battisti, di minuti ne mancano 3 e 0-7. Tre piccoli per Passera, Hidalgo testa e resca. Colombo con un super canestro, bravo, con un gran controllo del corpo. Di nuovo parità, quota 55. Triplicato Corral, la freccia premia, penso, la Mami, così è. Però la difesa di Oleggio sa che la Paffoni vuole fare arrivare la palla lì sotto a Corral, è già successo almeno 3 volte nelle ultime 4 azioni, per cui alla fine Corral deve essere più veloce a tirare su questa palla, farla uscire dalle mani, perché se c'è il raddoppio è triplicato, fuori ci sono dei passaggi per i compagni che rimangono liberi, quindi giusto far arrivare la palla lì, giusto farsi raddoppiare o triplicare, poi però quella palla lì da quella circostanza, da quel movimento deve uscire. Resca, arresto, tiro lungo, non prende neanche il ferro Resca. Ultimi 2 minuti di gioco. Gasparin Arrigoni, ancora un airball di Arrigoni. C'è tanto da lavorare in vista dei playoff e speriamo che Simoncelli rientri il prima possibile. Mi hai tolto le parole di bocca, tanto da lavorare in vista dei playoff, perché questi palloni in questi finali punto a punto non possono essere gestiti in questa maniera, con un tiro di Arrigoni alla spera in Dio negli ultimi 3-4 secondi, quindi sicuramente bisogna lavorare molto 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 sulla gestione di questi finali di partita. Ora Hidalgo a segno,
canestro assolutamente regolare questo di Hidalgo. E cosa cambia per Oleggio? Cambia perché se Oleggio questa sera vince, sale a quota 24, agguanta San Giorgio. San Giorgio all'ultima va a giocare a Bottegone e Oleggio gioca in casa contro Moncaglieri, che non avrebbe più nulla da chiedere al suo campionato, quindi potrebbe anche guadagnarsi play-out col fattore campo a favore. Eh sì, a questo punto per Oleggio cambia tantissimo, per Omegna potrebbe cambiare relativamente, perché a questo punto diventa comunque fondamentale vincere l'ultima a San Miniato. C'è da dire che vincendo oggi si partirebbe con un vantaggio di 8 punti negli scontri diretti, invece nel caso in cui si dovesse perdere oggi, San Miniato, che sta vincendo a San Giorgio Legnano, raggiungerebbe la Paffoni. A quel punto la Paffoni, per consolidare il suo, per riuscire a conquistare il secondo posto, avrebbe solamente la chance di vincere. Ora 1-21 da giocare, certo che la Paffoni questa sera si è complicata tantissimo la vita, buona la difesa per certi tratti, però un attacco a 55 punti in casa, insomma, diciamo che è un po' pochino. Oh, decisamente poco, Carlo. 1-10 da giocare Gasparin, ci prova lui, sbaglia, c'è il rimbalzo, immagino che sia viaggio in lunetta, sì, perché c'è anche bonus e poi era in azione di tiro Gasparin. Due liberi dunque per lui. Sbaglia il tiro libero Gasparin. Fa 1-2. 20. 1 di vantaggio e palla in mano per la Mami. 5-6, 5-7. Ultimi 60 secondi. Resca. Hidalgo. Il fallo di Villa su Hidalgo non la prende benissimo Fioravanti, perché Ghizzinardi, o lo fai subito o non lo fai il fallo. Mancavano 7 secondi alla fine delle azioni e lì il fallo purtroppo non lo devi fare. Ora ancora Resca, sbaglia la penetrazione Resca, il rimbalzo di Arrigoni che va da Villa. Fuori Villa, si prende la tripla Villa e la manda a bersaglio Francesco Villa. Ancora una tripla che conta, messa a segno dal ragazzino. Come con Moncaglieri, Carlo, 5-9, 5-7. Sì, Villa che fa spesso fatica a segnare durante la partita, però come hai detto tu, nel momento che conta, come con Moncaglieri, tira fuori una tripla che potrebbe essere determinante per gli esiti di questa partita. 59-57, ma ci sono ancora 24 secondi da giocare, 24 secondi che vediamo come gestirà Oleggio. Sicuramente la Paffoni dovrà stare attentissima a non concedere un tiro dalla lunga distanza, piuttosto concedere qualcosina da due o fare un fallo per due tiri liberi, per cercare comunque di, almeno di mettere in cassaforte l'overtime. Però assolutamente massima attenzione sul tiro della linea 6-75. Comunque che giocata Villa in questa occasione, una freddezza veramente da giocatore maturo come con Moncaglieri, va a tirare fuori un canestro che potrebbe essere, ripeto, fondamentale per gli esiti di questa partita. Sveglia anche il pubblico del Pallabattisti, che è stato abbastanza silente questa sera rispetto ad altre circostanze. 15 secondi, attacca Resca, via tutti. L'ultimo tocco è di Resca. L'ultimo tocco è di Resca.
che un paio di contatti a onore del vero li aveva anche subiti su questa penetrazione, Carlo, diciamo le cose come stanno. Sì, certo, sicuramente la difesa su di lui è stata piuttosto energica, però sai, difficile anche farsi fischiare un fallo in queste circostanze. Comunque buon per la Paffoni, che la palla gli viene riassegnata, sicuramente qualche recriminazione Oleggio la potrà avere se dovesse perdere questa partita, una partita che comunque Oleggio ha dimostrato in più occasioni di poter vincere, quindi ripeto, nel caso in cui Omegna dovesse portare a casa questo derby, Oleggio potrebbe avere più di una recriminazione, compresa anche quest'ultima palla, però d'altronde anche la squadra di casa comunque ha dimostrato per ampi tratti di poter fare su questa partita, poi l'ha riaperta. Il minuto di sospensione consente alla squadra di casa di rimettere palla in zona d'attacco. Ora seguiamo questi ultimi 8 secondi, più 2 per la Paffoni con palla in mano. Allora, palla di Gasparin, che andrà in lunetta con due liberi, 2-2 chiuderebbe il match. Sbaglia Gasparin il tiro libero, non è un grandissimo tiratore Gas dalla lunetta, mette il secondo, ma c'è ancora vita, e come per la Mami, Colombo Hidalgo Resca sbaglia la tripla e si chiude sul 60-57. 8 su 8 nei derby per la Paffoni, che supera Oleggio per 60-57, una sconfitta che condanna verosimilmente la Mami ai play-out con il fattore campo sfavorevole. La Paffoni si giocherà il secondo posto nell'ultimo turno a San Miniato, partendo con un piccolo vantaggio di 8 punti. Da parte di Daniele Piovaro, un grazie a Carlo Ursi, un grazie a Daniele Travaini. Arrivederci sugli schermi di Vigio Azzurro TV. Buona Pasqua a tutti.